L'ETAP cerca di indirizzare con le proprie soluzioni as a service tutte quelle che sono le quattro fasi che noi vediamo nel mercato, in un'ottica proprio anche di trasformazione delle aziende. La prima fase che è quella dell'espansione, quindi considerare il proprio data center non più racchiuso nelle quattro mura, ma in una modalità diffusa, no? Quindi parte on-premise, parte nel cloud, multi-cloud, non è un problema. La seconda fase è quella della movimentazione, quindi capire come è possibile movimentare sia i propri workload sia i propri dati all'interno del cloud e quindi considerare effettivamente il cloud come una possibile alternativa a quella che è la soluzione on-premise attuale. La terza è quella del controllo, nell'ottica più generalizzata di come ottimizzare le mie risorse, di come automatizzarle e ovviamente nell'ottica della protezione delle informazioni anche in ambito di magari regolamentazione europea. L'ultima, non meno importante, è proprio quella della gestione e del monitoraggio, perché in un ambiente che diventa così diffuso, come dicevamo, è importante avere una gestione che sia centralizzata, quindi indipendentemente da dove stanno i miei workload, dove stanno le mie informazioni, devo avere un'idea chiara della mia infrastruttura, devo poterla gestire. E quindi come agito nel TAP? Agita andando a indirizzare tutte e tre i layer, quindi andando a portare soluzioni dal punto di vista infrastructure as a service, quindi con delle soluzioni che tu puoi mettere on-premise ma che sono pronte per andare nel cloud, piuttosto che delle soluzioni che già risiedono all'interno del cloud in uno dei qualsiasi principali hyperscaler del mercato, Google, Amazon o Microsoft, non è un problema. Una seconda fase, quindi nella fase più di platform as a service, quindi andando a indirizzare tutte quelle esigenze, come dicevamo, magari di monitoraggio, di soluzioni di cloud backup, soluzioni di protezione anche da attacchi dall'esterno come ransomware, quindi offrendo tutti dei servizi, quindi estremamente semplici da gestire, estremamente semplici anche da comprendere e da pagare, no? Quindi con un utilizzo che sia temporale come classico quello all'interno del cloud. E infine nella parte software as a service, andando a indirizzare tutte quelle che sono anche magari le nuove esigenze in ambito DevOps, quindi parliamo di container, in ambito di automatizzazione, quindi per andare a gestire tutti i processi. E tutte queste soluzioni si possono ben vedere quanto anche si è trasformato NetApp andando proprio sul sito cloud.netapp.com, dove è possibile avere proprio una idea chiara dell'estensione dell'innovazione che NetApp sta portando in questo ambito.